Maggio 1967. Dopo aver chiesto ed ottenuto il ritiro delle truppe delle Nazioni Unite, l'Egitto occupa improvvisamente lo stretto di Tiran e proibisce l'accesso delle navi israeliane al golfo di Aqaba e al porto di Eilat. Israele rischia di essere strangolata economicamente. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dinanzi alla pericolosissima crisi internazionale, si riunisce d'urgenza, ma come al solito gli opposti interessi e le diverse simpatie ed alleanze impediscono perfino di avviare negoziati tra le parti in causa. Eppure è stato violato un principio fondamentale del diritto internazionale. La popolazione egiziana inneggia fanaticamente alla guerra santa. L'idea della soluzione finale riecheggia sinistramente dopo 25 anni. L'esercito egiziano, dotato di un equipaggiamento ultramoderno, è pronto a sferrare l'attacco decisivo contro Israele. 250.000 uomini, migliaia di carri armati, centinaia di aerei si apprestano a cancellare dalla carta geografica del Medio Oriente un giovanissimo Stato. In questa impresa, il cui esito appare scontato in partenza, l'Egitto non sarà solo. Stringe e rafforza le alleanze con gli altri Stati arabi. L'unione sacra contro Israele pone momentaneamente in sottordine le rivalità e le discordie. 100 milioni di arabi stanno per affrontare 2 milioni e mezzo di israeliani. Alle frontiere con Israele, gli attacchi terroristici contro le cooperative agricole, i kibbutzim, sono un fatto quotidiano che dura da oltre 20 anni. Ma ora, come obbedendo ad un'unica e premeditata parola d'ordine, le aggressioni si intensificano lungo tutto il confine. Bombardamenti ed incendi distruggono i frutti di lunghi anni di tenace lavoro e di coraggiosa lotta contro il deserto. Il dado è tratto. Come 3.000 anni fa, ai tempi di Davide e Golia, la posta in gioco è la sopravvivenza di un popolo. Dello stesso popolo di allora. La situazione è fluida, ma favorevole a noi. Israele perde tempo e energia con l'ONU e con l'America. Questa volta saremo noi a suonare la musica. Certo. Altri ordini, generale? Lo stato di emergenza rimane in vigore. L'ordine di attacco potrebbe essere dato da un momento all'altro. Se l'ONU non ci ferma, Israele questa volta è fottuta. Certo, generale. Ma quello che più sorprende, alla vigilia di quella che sembra essere una ineluttabile catastrofe, data l'enorme disparità delle opposte forze, è l'atteggiamento di Israele e del suo popolo. Israele continua la sua vita normale e, se può, si diverte. La gente affolla le spiagge come se nemmeno esistesse il pericolo di una guerra. Israele smobilita, rimanda a casa i suoi soldati. Fiducia nelle parole dell'Antico Testamento, non dal numero delle schiere dipende il vincere in guerra, ma dal cielo, o eccessiva fiducia in se stessi ai limiti dell'incoscienza. Ma forse è soltanto un atteggiamento mentale diverso da quello dei suoi nemici. Te l'aspettavi, capitano? No. Beh, nemmeno io, se devo dire la verità. Può darsi che l'ONU ne abbiano finalmente combinata una giusta. Del resto, mica per criticare, ma sarebbe anche ora. Per me, se la volete pace, la mia opinione. Ma se fa la voce questo ritorno se a casa, casa può tornare con la pace con quello che hai detto ieri. Ma torna a casa, poi si ricomincia, datele a me. Ma se la radio non fa che parlare che volete. Aspetta, parlo della mia opinione. Ragazzi, sentite, a chi capita stasera alla discoteca offro un doppio whisky. Offro io, d'accordo? Ma certo, ci veniamo tutti. Io ci devo rinunziare. Devo tornare al kibbutz. Ce n'ho del lavoro da fare. Se lo lavora la moglie, se non torna subito a casa. Lui invece se lo lavora il rabbino a Gerusalemme. Perché domani
È sabato e se non lo vede alla sinagoga. E lui non viene? Eh no, l'ho avuto in consegna e me lo porto via. Ho sposato sua sorella. Hai una sigaretta, Jossi, per favore? Vieni, da domani bisognerà ricominciare a comprarle. Da domani dovrei venderti la camicia per comprare le sigarette. E magari anche le mutande. Le mutande? E chi le porta? Io le lascio come souvenir alle ragazze. Allora quando torno a Londra te ne mando una. Domani? Ok, ti passo a prendere a mezzogiorno. Ok, ciao. Ciao. Perché ciao. Non venite in piscina da me? Guarda che Laila degli alberghi di lusso se ne frega. Dì, Rafi, perché non vieni fino a Tel Aviv? No, vado al cantiere. Se Dio vuole, dopodomani si ricomincia a lavorare. Sono arrivato. Ecco, ferma qui. Ciao, ragazzi. Ci vediamo al prossimo richiamo. Ciao, capitano. Ciao. Addio, capitano! Samuel! Buongiorno! Bentornato, ingegnere! Che piacere vederla! Come va, Samuel? Come vuoi che vada? Se non si lavora, io muoio qui. Ci vuole pazienza. Il macchinario è tutto in ordine? Sì, da un mese è tutto in ordine, ma se continuo a passare tempo, tutto in malora. Tieniti su, Samuel. Stanno smobilitando. Presto torneranno a casa anche gli altri. Smobilitando? Egiziani cosa fanno? Chiedilo a Moshe Dayan. È lui che comanda. Ecco Gerusalemme, la Berlino del Medio Oriente. Al di là del muro sormontato dal filo spinato, c'è il settore Giordano. Non passa corrente elettrica nel filo spinato, ma l'elettricità è nei nervi di tutti e li fa vibrare. E qualche volta si scarica in attesa delle grandi gesta, in gesti piccoli, meschini. Vi venisse un accidente! Se le cose rimangono così è meglio comprare quegli garage a Tel Aviv. Ma che Tel Aviv, non lascerò mai Gerusalemme. Il pericolo poi è dappertutto. È da quando ero bambino che sento questi discorsi. Ehi, soldato, guarda. Che c'è? Le sentinelle giordane. Che eroi. Aspetta un momento, vieni con me. Beh, ho capito, te la fai anche con i preti adesso. Andiamo a casa. Su, vieni. Prima voglio rivedere una cosa, poi andiamo a casa. Quanto mi sono antipatici i polacchi e quelli religiosi come te poi mi sono più antipatici ancora. Senti, Abraham, guarda, la tua non è più religione, la tua è una mania. Mi hai fatto salire fin qui per vedere il panorama. Ma per tirarsi un po' su non era meglio una birra? Certo, la birra e tante altre cose, però anche la vista di Dio ti conforta. Guarda, guarda, nascosto dalla moschea c'è il muro del pianto. I resti del tempio dove i nostri padri adoravano il Dio di Israele. Sono 20 anni, Arden. Che sogno di toccare quelle pietre, ma non si può. Ancora non si può. Perché tra il muro e me, tra il muro e noi, ci sono degli uomini armati. Io continuo a pensare a un bicchiere di birra. Ma ti capisco, questo sì, ti capisco. Grazie notte, capitano. Notte. Ehi, capitano, siamo sicuri? Di cosa? Dico, vorrei sapere se devo mimetizzare di nuovo la caffettiera. L'ultima volta con questa mi hanno mandato fino al canale di Suez. Meglio tenere la vernice a portata di mano. Va bene.
Bentornato, Rafi. Come mai qui? Sono a Tel Aviv per servizio. Proprio così. Siamo sempre tutti in servizio in questo buco di paese, tutti a disposizione. Sei nervoso? No, baby. E anche un po' stanco, vero? Non soltanto del viaggio. Di che allora? Bisogna proprio parlarne. Direi di sì. Sono stanco. Ho i nervi a fior di pelle da un po' di tempo a Viva. E la cura è una sola. Andarsene. Metto una firma qua sotto, guarda. E la Chemical Corporation mi dà $2,600 al mese. Che altro dovrei fare? Ogni due mesi si interrompe il lavoro per giocare ai soldati. Ogni 10 anni una guerra, aspettando che un fedaiun ti spari addosso. Chi ti ha obbligato a venirci? È vero, Aviva. Ma vedi, cara, io non ho la tempra del pioniere, né la stoffa del guerriero. Cosa vuole per cena, ingegnere? Ti hanno scritto sul tuo foglio di servizio? Soltanto che devo tornare al campo domani. Ah, ma allora abbiamo tutta una notte di mezzo. Sono venuta per questo. Ancora, Chaim. Per tutti, subito. Grazie. Se insisti con gli aperitivi, Ilan, il pranzo ti costerà una fortuna. A proposito di fortuna, che fa ora tuo padre? Fabbrica sempre navi. È in Giappone adesso, dovrei incontrarlo a Londra. Ilan, hai davvero intenzione di lasciarci, Ilan? Dal momento che qui non hanno più bisogno di me. Oh, ci sono riuscito, il Cairo. Cosa vuole Ilan? Mi sembra chiaro. Invece di fare l'amore, vuole fare la guerra. Un trattore agricolo in un kibbutz sulla linea del confine nord di Israele. È costruito in maniera tale che invece di riparare chi lo guida dai raggi del sole, lo ripara dal raggio d'azione dei fucili e dei mortai siriani che dalle colline circostanti sparano quasi ogni giorno sui contadini israeliani. Strana gente i kibbutzini di confine, disposta a giocarsi la pelle pur di far crescere nel deserto alberi, grano ed ortaggi. Fai attenzione, Dalia, stai giù! No! Non c'è pericolo, questa mattina mirano male! C'è il vento contrario! Il nostro è un piccolo paese di 2 milioni di abitanti che confina a nord-est con la Siria, a est con il regno di Giordania e a sud-sud-ovest con l'Egitto. Questo è il deserto del Sinai e questo è il Mar Mediterraneo. Le nazioni intorno sono tutte arabe. Di conseguenza... Presto, ragazzi, nel rifugio! Dove sono cadute, Dalia? Figli di cani! Maledetti! Nel lago! Forse mirano ad ammazzare i pesci! Povero Isaac. Va avanti, passami un'altra casa. Ehi, ricominciano! Al riparo, tutti al coperto! Jeff! Adesso stanno cercando di farci fuori la frutta! Come vi sentite nei bagni borghesi, eh? Sempre meglio qui che in caserma. Ah, e che ci facevi tu in caserma? Mi hanno promosso sergente carrista e forse fra poco mi faranno tenente colonnello. Carrista? Siamo ridotti male se prendono te nell'esercito. Io? Sono il miglior pilota che esiste in Israele, trovane un altro qui. Chi guida un carro dovrebbe guidare anche meglio una macchina. Jossi ti sfida a sterza cacone. Sterza cacone!
soltanto queste? No, nella tenda ne ho di più fresche. Andiamo. Salute, Daniel. Salute, Uri. Sembri davvero un ufficiale egiziano, sul serio. Il nostro capo, il colonnello Daniel. Salute, salute. Daniel. Hai notizie? No, ho solo delle fotografie straordinariamente interessanti, potrei dire eccitanti. Ma dalle ai ragazzi del laboratorio. Devono soltanto far togliere la gelatina superficiale. Sotto c'è la riproduzione microfilmata degli ordini operativi e la dislocazione delle loro unità. Manca soltanto l'ora dell'attacco. Dì agli osservatori di stare allerta. Siamo, si sono mossi. È uno squadrone di cingolati. Dove credi che vadano, Metzer? Verso Useina. L'intera brigata sta sfilando dietro le dune. Si vede la polvere. Chiama Uri. Bene. Credi che ce la faremo, Metzer? Ma per forza, Hood. Il nostro paese non ha alternativa. Israele è condannata a vincere. Sappiamo che gli egiziani si sono messi in movimento verso le basi d'attacco. Credono che stiamo smobilitando. Attenzione, prego. Agiremo fulmineamente. Hod, alle 5.45 attaccherai con i Mirage i loro campi di aviazione. D'accordo. Ai Larish ci sono 102 aerei a terra. Gavish, con i tuoi carri entrerai nel deserto del Negev. Secondo le informazioni dovresti scontrarti con due loro squadroni. Devi far piazza pulita. D'accordo. Barlef, il Sinai è tuo. Gira al largo dai centri di resistenza e arrivami a Gaza. Va bene. Ti darà una mano Jaffe, puntando con la seconda brigata su El Quentara. Se vi allargate le ali, potrete prenderli a tenaglia e lasciare la sacca. D'accordo. Dove dovremo fermarci? Al canale. Tanto vale attraversarlo. Questa è una faccenda politica. Non possiamo occuparcene noi. Per i comandi siamo a posto, ma le truppe? Vanno richiamate come prestabilito. Va bene. Trasmettete l'ordine in codice per il rientro immediato alle basi. Pronti! Io sono pronto! Anch'io! Nessuno ai tuoi polsi e il resto. Porca miseria. Fuori 10, Anton. Un giorno li spenderei tutti per l'ospedale. Crepi l'astrologo. Jossi. Eh? Che fai, ci riprovi? Come no? D'accordo, ma questa volta vedrete lo sfatto. Io vengo con te. Dai, sali. Attenzione, un quiz per tutti gli appassionati di enigmistica. Il gatto ha tirato fuori le unghie. Ripetiamo, il gatto ha tirato fuori le unghie. Lasciate qualsiasi impegno e risolvetelo. Salve ragazzi! Ripetiamo, andiamo. Il gatto ha tirato fuori le unghie. Attenzione. Scacco alla regina, rabbino. Arden, attento, se non la smetti di sfottere, io ti ripiglio mia sorella. Dalla padella alla brace, tanto sarà lei a sfotterti. Ah, che parenti. Pronto, qui garage centrale. Sì, va bene. Shalom. Il gatto ha tirato fuori le unghie. Credo sia il richiamo per te.
Bene. Tanto anche questa era una faccenda che andava risolta. Ciao. Ciao, Matt. Alex, andiamo. No, non ci sono. Non ci sono per nessuno, chiaro, per nessuno. Dai, ti aspetta Nasser. Il signor Nasser? Ma se così non bisogna farlo aspettare, vengo subito. Ne sei sicuro? Il gatto ha tirato fuori le... Ah, allora un attimo e sono pronto. La camicia, dove diavolo sarà? Ah, sì, di là. Che disordine. Ehi, mi avevi detto, Carian, che donna di casa. Il cucire ce l'ho. Il berretto dov'è? Berretto, berretto... Eccolo. Addio, angelo del focolare. Mi raccomando. Non fare la brava e combina più guai che puoi. Magari dai fuoco alla casa o brucia il letto, capito? Scrivimi e pensami qualche ciao. Volta. Salve, Gabriele. Ah, ciao. Ciao. Senti, ti devo avevo dire... sentito dire che offrivi tutta ah, sera. Sì, ecco, certo, ci sono venuto però, a Gloria, ma sta sentito. Tu, vieni a bere con me. Senti, Ila, ma allora non sei niente. Lo so, quello che mi dici. E come va? Forza, Gabriele, da bere per tutti. Ecco qua, alla salute. Però devi bere in fretta stasera. Perché? Vuoi che mi sbronzi? No, no. Non hai sentito cosa ha detto la radio? Cosa? Il gatto ha tirato fuori le unghie. Bevete in fretta, ragazzi, la serata è già finita. Ciao, Jossi. Come vanno i macinini nuovi? I motori sono ottimi, ma bisognerebbe farli rendere di più. Dai una guardatina anche alla mia. C'è qualcosa che non funziona. Non vorrei che mi facesse qualche brutta sorpresa. Bene. Io vado. Quando ho finito, provala. Leggi i giornali e scopri che molte nazioni già piangono su 100 milioni di arabi innocenti accerchiati e brutalizzati da 2 milioni di israeliani. Ungila e guardala bene da tutte le parti. Non è mica una donna. Purtroppo. Laila, hai controllato se hanno mandato il plasma? Il comando di brigata vuole conferma. Sì, evviva, è tutto a posto. Non vogliono sorprese. Aspetta, ce n'è una per te. Ciao, Raffi. Ciao. Andiamo, ragazze, tutte fuori. Aviva ha dato ordine di andare a prendere un po' d'aria. Come sarà stavolta? Combatteremo. Non so. Come fai a saperlo? Quando incomincerà? Che ne so. Ci sono quelli che decidono per noi, no? Noi non dobbiamo pensarci. Penso che sarà dura, Rafi. Molto, molto dura. Sarà quello che sarà. Già, evidentemente. E dopo cosa farai, eh? Andrai via? Forse. Ma adesso... Adesso ci sono altre cose da fare. E noi dobbiamo farle bene. L'America non scappa. È sempre lì. Aspetta me. Uh-huh. O tutti e due. Si tratta di... Tutte le carte, esamineremo tutte le carte. Si tratta di vedere quello che decide. Salve. Prego, amici. Un po' di attenzione, per favore. Allora, X e le camionette si metteranno alla testa dei gruppi corazzati, diretti verso il Kundilla, Abu e Keila e Hussein, e marceranno in avanscoperta, rimanendo in continuo contatto radio col carro comando del loro gruppo. Una volta scoperto il nemico, ciascun comandante ne comunicherà l'entità, la formazione, la direzione, la distanza e fornirà tutte le notizie utili all'avvicinamento e al contatto a fuoco. Ciascun comandante delle camionette pattuglie non si dimentichi che è l'occhio, il faro, la baglia del suo gruppo corazzato e da lui dipenderà l'esito della battaglia. Non c'è altro.
Josie! Avevi paura che scappassi? Sì, se ti lascio adesso non ti trovo più. Possiamo darci un appuntamento allora, sul canale di Suez. E chi arriva primo aspetta quell'altro. E se non verrai? E se ti dovessero trattenere? Assolutamente escluso. Ma in quel caso direi, mi dispiace signori, ma ho un appuntamento con una bellissima biondina. Anche agli egiziani? Soprattutto. Sai, Josie, io credo che le guerre si vincano o si perdano per puro caso. Questa volta potremo anche perderla. Che razza di discorsi. Dammi un bacio. Aspetta, è la prima volta che mi trovo davanti a delle cose veramente serie. Ti amo, Josie. Se te lo dico in questo momento mi sembra che tu ci debba credere davvero. Perché si può anche morire. D'accordo, questa guerra va fatta e noi la facciamo. Ma ci sono quelli che non arriveranno al loro appuntamento. Tu fai il possibile per arrivarci. Cerca di fare come me. Compiuta, tutti aerei egiziani distrutti al suolo. Buona fortuna, passo e chiudo. Aspettiamo vostri ordini. Passo.
Che facciamo? Aspetta! Attenti, ci dividiamo! Siamo a quota 23, passo. Qui carro comando. Qui carro comando, ricevuto. Ci fermiamo sotto quota. Aspettiamo il vostro via, passo. Pattuglia 2, vedi niente? Vedi niente, Ilan? No, niente. Orizzonte pulito, Rafi. Dia Ilan di tenere gli occhi bene aperti davanti a sé. Arrivano! Pattuglia 2 a pattuglia 1, ci siamo! Carri armati in vista! Quanti? Almeno 40 carri egiziani a ore 13, su due file, distanza presumibile 3 miglia. Eccoli là. Qui pattuglia 1 ricevuto. Pattuglia 2, trasmettete al comando. Pattuglia 2 a carro comando. T-34. 40 T-34. Ore 13, 3 miglia. Ore 13, 3 miglia. In due file. In due file. Distanza tra carro e carro. Distanza tra i carri. 60 metri circa. 60 metri circa. Carro comando centro prima fila. Carro comando centro prima fila. Pattuglia 1 a comando gruppo. Pattuglia 1 a comando gruppo. Bersagli utili. Bersagli utili. A ore 11. A ore 11. Velocità. Velocità. 25 km. Confermo. Confermo. Distanza da 2 miglia a diminuire. Diminuire. Velocità 25 km. Confermo. Confermo. Distanza tra i bersagli. Distanza tra i bersagli di 6 gradi a destra, stessa distanza. 6 gradi a destra, stessa distanza. Distanza in diminuzione. Distanza in diminuzione, li avete in bocca. Tre carri stanno tentando di aggirarvi a destra. Attenzione, tre carri sulla destra.
avvicinamento. Guarda, da ore 13 a ore 14 da e 30. Da ore 13 a ore 14 e 30. Cercando di scacciarsi. Carri nemici stanno invertendo la rotta per 30 gradi sud. Stiamo tornando. D'accordo, Raffi, rientriamo anche noi. Bene. Vai. La fesseria adesso dovrebbe partire. A posto. Anche qui è tutto a posto. Beh. Possono andare via benissimo. Via! Puoi andare! Via, via! Ale, come va? Male, la gamba. Le mani sono salve. Chissà se si possono fare i concerti su una sedia a rotelle. Attenzione.
Attenzione, pattuglia 1 a pattuglia 2, mi sentite? Bene, stacchi. Pattuglia 1 a pattuglia 2, mi sentite? Aspetta, adesso disinfettiamo. Su, ah, buona. Bene. Siamo bloccati. Vi dispiacerebbe darci un passaggio? Va bene, ricevuto. Chiediamo autorizzazione carro comando e siamo immediatamente da voi. Abbiamo Alec ferito a una gamba. Posizione 8 miglia sud. Affrettatevi se possibile. Coraggio, chiedono l'autorizzazione al comando. Va bene, ricevuto. Siamo autorizzati. Veniamo di bordo e siamo da voi. Grazie, ok. Li stanno inseguendo. I nostri si sono dati da fare. Un bel po', eh? Anche se ad un certo punto mi è sembrato che si sparassero addosso. Beh? Oh. È lo stomaco. I colpi li sento tutti qui nello stomaco. Forse lo spostamento d'aria. O la paura. Due ore. Sono passate due ore di guerra, eppure sembra che tutto sia durato pochi minuti. Speriamo che ci trovino. Figurati se non ci trovano. John si riesce sempre a trovare quello che cerca. Quello è un dritto. Gli basta un motore. Sì, lo so. Ma quanto credi che ci metterà? Eccoli. Ce n'avete messo dal tempo. Beh, mica siamo nel parco di Tel Aviv, no? Come stai, Alec? Mica tanto bene. Coraggio, su. A voi come andrà? Se continua così, presto pisceremo nel canale di Suez. Piano. Cosa non ha fatto Jossi con la camionetta, capitano? Bisogna provare per credere. Se gli lasciate il volante anche a ritorno, io faccio la strada a piedi. Siamo al capolinea, gente. Non c'è più un goccio di benzina. Per quanto ne avremo ancora? Ma ne avremo ancora per una decina di miglia, se tutto va bene. Beh, allora possiamo arrivare fino al prossimo distributore, no? Che spiritoso che sei. Abbiamo un ferito. Il nostro compito non è ancora esaurito. Se con questo affare riusciamo a farci sentire alla base, forse possono aiutarci. Pronto, pattuglia 1 a base, mi sentite? Pronto, pronto, pattuglia 1 a base, mi sentite? Base a pattuglia 1, vi sentiamo. Dove siete? Ho un ferito e sono quasi a secco. Muovo per 8 miglia sulla pista nord-est di Gebel Libni. Ricevuto, 8 miglia sulla pista Gebel Libni. Andiamo, primo grillo disponibile. Ok. Forza, Jossi, muoviamoci di qui.
arriveremo, vedrai. Eccolo! Porca vacca! Ehi! Ehi! Che brano! Abbiamo Alec per sono notizie? Niente, no, la radio non ha dato nessuna comunicazione. Per forza, siamo senza benzina. È stata una bella fortuna che ci abbiate visto. Ci penseremo noi, vero Laila? Certo. Forza Alec, arrivano le brava, Laila. Adesso che ci sei tu, può darsi che non perda la gamba. Le fai vedere. Fa piano. Giusto in tempo. Finita benzina e batteria. Ok, ragazzi, sbrighiamoci. No, solo quando corro. Buffone, fai vedere. Ora levo la scatola. È una ferita bellissima. Cosa pensi di fare? Alec non resisterà per molto se lo portiamo a spasso. Ragazzi, il sole fa bene, fissa il calcio nelle ossa. Laila, l'appuntamento era sul canale, non nel deserto. Che proprio te, accidenti. Non potevano mandarne un'altra. Quello lì, vedi, il polacco, non lo dovevano richiamare, poveraccio. Quello fa la guerra come gioca a scacchi, cioè male. Ti consiglio di non stare vicino a quel miscredente, fratello. Dio potrebbe colpirti di rimbalzo. Comincio ad avere il dubbio che ti stia divertendo. Non è così, Jossie? L'ho chiesto io, Raffi. Se dovesse andar male, non è meglio essere vicini? Va male. E siamo vicini. Ma non era meglio se me ne ero andato. Lo pensi davvero? Ma no. Ora no. E mi fa rabbia. Allora scommetto su di me. O hai paura di perdere i tuoi soldi? Mi limiterò a fare il tifo. Campione. Thank you.
ammortizza un po', fratello. Qui è pieno di buche. Ho le sospensioni a terra, Alec. Non solo quelle. Senti, Raffi, perché non ci fermiamo qui? D'accordo. Laggiù, così avremo le spalle coperte. Posatelo lì. La testa non troppo alta. Manda due uomini a fiutare in giro. Bene, Raffi. Date un'occhiata intorno oltre l'Uadi. Può darsi che non vi sia neppure un topo qui in giro, ma è meglio essere prudenti. Ok. Senti un po', ma che ti è venuto in mente di lasciare l'Inghilterra per finire sulle rive del Giordano, eh? Io che sono ebreo volevo imparare l'ebraico, un'idea come un'altra. E poi è inutile che te lo racconti, è una storia lunga. Accidenti, tutti hanno una storia lunga tranne me. E cioè, spiega? Io ho soltanto un paio di blue jeans e un processo quando torno. Un processo, perché? È la solita faccenda, macchine rubate, sai, per lo sterzo a cacone. Siamo arrivati al capolinea, Jossi. Pare anche a me. Ok, vado da Raffi. Bene. Accidenti, ragazzi. Missili russi. Stanno montando una batteria di missili russi SAM-2. Sapevamo che i russi gliel'avevano forniti. Ma non dove stavano. Un bel colpetto. Proprio un bel colpetto. Ragazzi, bisogna fare qualcosa. E dobbiamo farla bene. Quanti uomini credi che ci siano? Un paio di plutoni. Bene, ragazzi. Diamoci da fare, tra poco sarà notte. Chi parla l'arabo? Oltre Zef. Io qualcosa la so dire, Raffi. Nel corso di aspri combattimenti, gli imperialisti sionisti hanno perduto 37 carri armati e 23 aerei. Proseguendo nella loro travolgente avanzata, le nostre valorose truppe penetrano in profondità nel territorio nemico. Fratelli, la vittoria è ormai... I nostri stanno pestando tra Raffa e Canconisser, prego. Tra poche ore saremo a terra. Li teniamo alla gola. Così pare. E non li molleremo. Già, così almeno pare. Prego. Che novità da Cusseina? Tutto quello che dirama il Cairo ha questo di particolare, Amer. È sempre troppo lungo e sempre troppo poco chiaro. Missili pronti? Saranno pronti in batteria prima dell'alba. Se gli israeliani mettono il loro grugno fuori dal porcile, io spero proprio che vengano da queste parti a farsi arrostire, colonnello. La nostra zona è un po' fuori gioco, almeno per adesso. Ma se verranno, è probabile che avremo del filo da torcere, capitano. In guerra non è mai come ci si aspetta, Amer. Credete poco nella vittoria, vero, colonnello? No, credo poco nei discorsi di propaganda, capitano. Comunque noi siamo qui per fare del nostro meglio. Se piacerà ad Allah, distruggeremo il nemico.
4 postazioni di mitragliatrici al lato est, 2 alte laterali e 2 centrali. Se ci impadroniamo delle 2 laterali, li avremo sotto un fuoco incrociato. Abraham e Arden, a sinistra. Sabi, vai con loro. Josie, Ilan a destra. Noi ci occuperemo del bunker. Che diavolo succederà adesso? Se la caveranno, vedrai. Non ci pensare. Piuttosto, non muoverti troppo, se no si ricomincia con l'emorragia. Ferita idiota. Succede a tutti quando si prende a calcio una scheggia. Stai fermo. Cosa credete che abbiano trovato di tanto interessante, eh? Stai tranquilla, Laila. Gli egiziani non hanno ausiliarie. Non è allegro qui. Hai insistito tu per venire. Non era allegro neppure la base. E neanche a Tel Aviv, immagino. È una follia, viva. Li hai visti anche tu, tutti quei morti. È la guerra, mia cara. Non ci fare l'abitudine. Io non mi ci abituerò mai. Voi, che ormai parlate per luoghi comuni, e ve ne state lì a ridere, a fare gli spiritosi, perché avete paura. Ecco perché. Perché avete paura. Smetta, Laila. Ma non è terribile farsi scannare come delle bestie? Un uomo che uccide un altro uomo, tu o lui, è mostruoso. Ti ho detto smettila, Laila. Dovrei raccontarti come sono morti mio padre e mia madre. Ma non è questo il momento. Calmati adesso. Hai ragione tu, Laila. È una follia. Quando muori, muori per troppo tempo perché ne valga la pena. Noi cerchiamo di prenderli alle spalle. Tu sta pronto a coprirci. Va bene. Andiamo. اسمع في لك اخر واحده ده في صعيدي ايه ركب القطر وعايز يروح بلد عايز يروح ايه مصر قالوا لي مصر بلد حلوه فيها بنات حلوين كان في جايات فيها حلوين طبعا زي ما انت عارف امرها ايه ركب القطر بتاع وصل ايه محطه باب الحلوين اول ما وصل هناك عندك سيجاره يا ابني حتى السيجاره ما عنديش سيجاره وبعدين ايه كنت بقول لك ايه امركب القطر ودخل الكنيف دخل الكنيف؟ ايوه دخل كنيف المحطة وعايز ايه؟ شوف طبعا. فلاقي المية ايه نازلة 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 نازلة. بتاع فضرب السيفون
ما يعمل نازل من فين؟ من الكنيف؟ اه طبعا من الكنيف. امال عايزه تنزل فين يا اخي؟ مخليك معانا بلد وام ايه يقول ابو يابا دي مصر بقت دلوقتي خلاص سابت البلد وعمال تعدل. الحمد لله مش بطال. انت بنروح المدرسه؟ ايوه بيروح المدرسه شويه استنى في البيت وشايفين في البحر ولا لا البحر. هو بيروح السينما. اه ما فيش سينما في بلادي. يا دفعة انت بتعمل ايه هناك؟ ايه بساير بساير. مش عارف انك ممنوع تروح هناك؟ يا وناك بساير يا وناك. قول يا دفعة ما عندكش كبريت؟ اسمع ما بتفهمنيش؟ انت مش فاهم اطرش مالك؟ اسمع رد عليا. انت من انهي روى؟ لو حد بيتحرك هقتلك. Allarme! Vieni! Pronto, pronto! Osservatori, pronto! Che succede? Rispondete! Pronto! Pronto, rispondete! Giù quel telefono! Non muovetevi e tutto andrà bene. Meglio arrendersi, signori. Siete prigionieri. Niente sciocchezze, per favore. Sorveglia, Rizep. Yeah!
Eccoli lì. E gli avevano garantito una ragazza bionda e un negozio a Tel Aviv. Poveracci. Finita la guerra, avrò dei muscoli da Mister Universo. Quanto credi che possano costare? 100.000, 200.000 dollari. Di cosa stai parlando? Di quei cosi. Io direi almeno 300.000. Non ti fa rabbia pensare a quanto costa la guerra? Ehi, guardala! Buona idea. E gli aerei egiziani? Beh, ma è meglio farsi beccare da quelli egiziani che da quelli israeliani, no? Avevo un ragazzo che colpiva un bidone di benzina volando a 2000 km l'ora. Ah, e non l'hai sposato? Rafi! Dimmi, Laila! Ho trovato la loro farmacia! Ok! Ci sono pure dei cibi russi, sulla scatoletta! C'è scritto per climi freddi! Meglio così! Con la guerra si sa dove si comincia, ma non dove si finisce! Che ne facciamo, Rafi? Sono intatti. Neppure un graffio. Non possiamo lasciarli. E rischiamo di trovarci qualche centinaio di egiziani addosso. È roba troppo preziosa per farla tornare in mano loro. Di altre armi che l'importante è un bazooka cinese e 300 cariche. Mica male. Controlla tutto. Io vado nel bunker. Bene, capitano. Con una stampella come te vorrei rimanere zoppo tutta la vita. Ecco, Rafi. Come va la gamba? Bene. Ti piacerebbe sapere usare quei cosini lì, eh? Perché dovremmo rispedirglieli, per correttezza. Dai, l'ha trovato cose interessanti per te. Stranieri sulla nostra terra, ecco cosa siete. Ciechi strumenti dell'imperialismo e del capitalismo. Avete i giorni contati, importatori di puttane. Importare puttane? Ma lo sai che mi hai dato proprio una buona idea. Ci devo pensare su. Che fesso. Lascia perdere, Josie, per favore. Pensate lo stesso anche voi, colonnello? Ha molta importanza quello che penso io. Sono stato preso due volte. A Castel nel 48 e a El Arish nel 56. E ora eccomi qui per la terza volta, malgrado la nostra straordinaria preparazione. Ma mi pare che quello che ha importanza è che per voi non avrà mai fine. L'avrà, invece. Stiamo cancellando lo Stato di Israele dalle carte geografiche. Bene, bene. Ma in attesa che questo avvenga, parliamo un po' fra noi. Voi avete molte cose da dirmi, colonnello, e sono certo che me le direte. Tutto quello che posso dirvi, capitano, è che mi chiamo Al-Qadi, che sono comandante di questa base. E certo voi non vi aspettate altro da me. Forza, ragazzi. Giù. Dalle informazioni ricevute risulta che la base è stata scoperta per puro caso, signor generale. Per caso o no, è stata occupata? Sì, ma era di notte ed erano certamente più numerosi dei nostri. Bisogna recuperare i missili oppure distruggerli. Chi abbiamo nel terzo settore in questo momento? Terzo settore? Terzo settore, tenente Murduk, con due autoblindo. Possiamo mandare lui con un reparto di fanteria. Si trova alla distanza di circa un'ora dalla base. Speriamo che un reparto di fanteria sia sufficiente. Date ordini. Non possiamo permettere agli ebrei di vantare la cattura di una sezione missilistica. I tuoi pezzi sono stranamente aumentati, egregio rabbino. Vuoi forse insinuare che sono un imbroglione? Ma niente affatto, rabbino. Io non sto insinuando un accidente di niente. Dico semplicemente che a Gerusalemme avevi tre pedine di meno. Siamo parenti. E fa troppo caldo. Cerchiamo di non litigare.
Ma non ci avevano insegnato al kibbutz che è meglio essere tra i perseguitati che tra i persecutori? Sì, ma mentre ce lo insegnavano ci avevano il mitra sul banco. Jeep russa, 2000 chilometri, quasi nuova. Ma non potresti convincere Rafi? O provarci? Se guida Josie in 3 ore ci siamo, quanti chilometri saranno fino alla base? Rafi non si lascia certo convincere da me in questo momento. Figurati, non lascerebbe quei missili neanche per tutto l'oro del mondo. Beh, allora... resti lui. Trovala tu un'altra via di scampo. Ma come fate a stare qui ad aspettare il peggio? Credi che quelli siano cretini e non tornino qui per farci fuori tutti? È meglio rimanere, credi a me. Qui abbiamo la possibilità di difenderci. Oltre le dune ci può capitare qualsiasi cosa. Lascia fare a Rafi. Eccoli! Stanno arrivando! Laila, vieni qua! Ma allora, se non erano puntati su Tel Aviv, come spieghi? Rafi, arrivano! Chiudili dentro, vieni! Vai da Alec! Le munizioni. Non sparate! Lasciateli avvicinare! Tirato. Aviva, sei un tesoro. Come va la spalla? Non mi fa più niente. Tu, spostati. Ma no, non è Dai, niente. Dai, togliti che miro meglio di te. Forse verranno a riprendersi i loro missili. Magari con l'aggiunta della nostra pelle. Fuoco! È l'ora dell'aperitivo, signori. Adesso ve lo serviamo noi e con le olive. Stai giù, cretino, stai giù! Tu, le mitragliatrici non ce la fanno. Da fare il cinese, speriamo che mi capisca. Bravo! Bene, Arden! Evviva! Bravo! E la urla, la urla! Adesso tocca a quell'altro. Matto, rabbino. Questa è la mia ultima partita. Cosa dici, Arden? Io non gioco senza di te. Ma no, non è così grave, Arden. Vado a prendergli la morfina.
cosa tu possa pensare. Sono venuto in Israele perché odiavo l'idea del ghetto. Ma anche un attimo. A questo punto è meglio che sia prudente. Bacia quel tuo muro anche per me. Sei inceppato. Tienlo tirato qua. No, niente di grave. Mettiti giù. All'arma ci penso io. Tienimi il nastro. Hanno beccato Raffi. Già. È inutile, Laila. È morto. Ma tu sei ferito. Hai mai fatto lo sterzacacone? No. Ma mi hanno spiegato di cosa si tratta. Allora vediamo se l'hai capito. Andiamo alla gym. Da quei due matti. Oh, sì! Si li obbliga a scoprirsi. Come vedi, Gabriel, dove sei finito? Gabriel! Bravi tutti e due. Come va, Ilan? Proprio all'ultimo mi ha beccato. Evidentemente non sono adatto allo sterzacacone. Pazienza. Mangia, è tutto gratis. Ancora per oggi paga l'esercito. Beh, speriamo che l'imprenditore chiuda una volta per sempre. 3 guerre in meno di 20 anni sono più che sufficienti. È piuttosto noioso aspettare senza sapere che cosa sta succedendo. Se si vince, se si perde. Bisogna ringraziare Dio che ci ha concesso di vivere ancora per 2 giorni. 3 giorni. E va bene, 3 giorni. Sono sicura che se c'è l'inferno, più o meno come quello che abbiamo passato. Siete d'accordo? Sciocchezze, se fosse stato l'inferno saremmo tutti morti, no? Beh, io voglio vivere. Adesso voglio vivere, amare, avere dei bambini. Io non ci voglio rinunciare. Non voglio vivere con la paura. Adesso hai paura? Sì, ho paura. Anche per te. Vedi, Laila. Cosa?
Non ha importanza quanto tempo viviamo, se moriamo oggi o domani. L'importante è di sentirsi vivere assieme, non so, come se avessimo dei bambini, una casa, degli amici. Vuoi dire che basta sentirle queste cose? E allora? Allora niente, se usciamo da questo pasticcio, noi vivremo un'altra volta, con più tempo. Ti convince quello che dici, Jossie? No. Allora, si trasmette? Cosa vuoi trasmettere? Riuscissi almeno a riparare questa transistor, potremmo avere notizie, ma... Beh, cerca di riuscirci. Le notizie va bene, ma come faremo a chiedere aiuto se ci fosse un nuovo attacco egiziano da respingere? Come stiamo a munizioni? Spero che ce ne siano per tutti. Va bene, bisognerà fare un controllo preciso. Bene, capo. Che ne facciamo di quei due rafi? Non sarebbe meglio legarli? Siamo troppo pochi. Non credo che ce ne sia bisogno, almeno per il momento. D'altra parte, domani potremmo trovarci nella stessa situazione. Volesse Allah? Io ci starei. Almeno il maggiore, che mi sembra proprio un figlio di... No, non ce n'è bisogno se il colonnello mi dà la sua parola. Naturalmente per tutti e due. Avete la mia parola d'onore. Buongiorno, colonnello. Buongiorno, capitano. Come va la ferita? Beh, poteva andar peggio. Per molti è andata peggio, purtroppo. La guerra è il cancro dell'umanità. È una maledizione che fa parte della nostra natura. Per questo è nostro dovere fare di tutto per scongiurarla. L'abbiamo fatto il nostro dovere. Onestamente, da parte nostra, mi sembra di sì. Ma noi avevamo anche dei diritti da difendere. Sì, lo capisco. Anche noi ne abbiamo. Credo sia giusto combattere contro della gente che viene a casa tua e ti occupa una stanza. Sì, poi dite che era vostra, ma... È storicamente vero. Dicono tutti così. Bianchi, gialli, neri, dittatori, conquistatori. Sì, ma noi non stiamo rivendicando antiche conquiste per giustificare guerre nuove. Siamo tornati a casa nostra. Anche se fosse, capitano, voi adesso state compiendo le medesime azioni e fate gli stessi discorsi. Non è esatto, colonnello. Il mio popolo fu cacciato dalla sua terra e dopo 20 secoli vi ha ricostruito la sua patria. Non lo so proprio se avete ragione. Certo, siete dei disperati. Per questo siete pericolosi. Ma se l'avete capito, perché non trattiamo? Non è compito nostro. Siamo dei soldati. Lei mi capisce, anche lei è un soldato, no? Io sono un ingegnere. Se non fosse per voi, sarei già partito per gli Stati Uniti. Se faccio la guerra, è perché voi non avete mai voluto discutere. Nasser non è l'Egitto, capitano. Chissà se senza di lui potremo finalmente sederci al tavolo della pace. Comunque, quando sarà finito, il vento del deserto cancellerà tutto. Niente resterà. Né vittoria né sconfitta. Abbiamo un nemico in comune. Non crede sia giunta l'ora di combatterlo insieme? Un centinaio di uomini a piedi. Attenti anche laggiù. Là. Sembrano degli sbandati. Forse vengono a consegnarsi soltanto come prigionieri, non credi? Fermali, Jossie. Aizinentum yalamshi! Mushawsi no sarab! Bismillah, shwat maya, effendi! Accianau! Maya min fadlak, bismillah, maya. Maya min fadlak, accian. Vogliono l'acqua. Dipende da quanta ne abbiamo.
Beh, insomma, ce n'è. Maia me parla, Maia me parla. Dagli quattro taniche. Sta sempre pronto a sparare la più piccola mossa falsa, ma non lasciarli avvicinare. Va bene. El Maia Gaia, Mahade Shetara, Yalla, Yalla. Sabi, vieni a darmi una mano. Vengo subito. Non sparate! Ya gobana! Ya khawafin! Ma dico te tu lo! Gain te te lo mai, hai din mai la chahatom! Ando entu meten! Uomma khamsa! Ando kom silah! Te te lo! Gain te chahatom! Hai din mai! Gain te amelo eh! Da harb! Mish laab! Hai din mai! Hai din te lo! Ma te tu lo! Eh! Hai din te shabu eh! Mai avermiha! Ba te lo! Il mot! Tu hai din il mot! Tu bas! Khawafin! Ya klab! Ya waskhin! Senti, come sta? Se parli di Rafi, è più forte di un olivo del Monte Carmelo. E Ilan? Delira la febbre. Sigaretta, per favore. Ah? No, le ho finite. Grazie lo stesso, lo credo. Ciao. Ah. Ah.
Se riusciamo a fermare questa maledetta infezione, forse tutto sarà ok. Speriamo. Cercate di rimettermelo in piedi, ragazzi. Non è tanto per la flotta di suo padre. C'è qualcosa che non va? Ma soltanto perché è l'unico amico che mi sono fatto. Ragazzi! Alec, Rafi, è roba da impazzire! Abbiamo vinto! Vinto! Siamo al canale! Siamo arrivati al canale di Suez! Siamo sulla via di Damasco, avanziamo verso Amman! Siamo entrati nel settore Giordano di Gerusalemme! È finita, ragazzi! Scappano! Si arrendono! E allora il Signore guidò la mano di Davide e Davide abbatté Golia, Israele fu salva! Sì, fratelli, è Dio che l'ha voluto perché abbiamo piantato le viti e gli alberi nel deserto! E ora in 5 giorni da soli abbiamo sconfitto 3 eserciti! La luce del Signore ha accecato i filistei e gli amalecidi. Siamo ancora i prediletti del Signore, i figli di Sion. Ascoltate la profezia che si avvera. Ripetiamo il comunicato del quartier generale delle forze armate. La colonna del generale Uri avanza a nord senza incontrare resistenza. Un gruppo da combattimento è entrato a Gerico. Per la prima volta dall'anno 70 d.C. Gerusalemme è interamente nostra. Dayan col suo stato maggiore si sta dirigendo verso il muro del pianto. La gente piange e ride intorno a lui. Un vento di speranza percorre la terra di Israele. La speranza che dopo tante lotte, dopo tante sofferenze, si spengano finalmente gli odi che circondano questa terra prediletta da Dio. La speranza di una pace ragionata, di una convivenza onesta e leale. La bandiera con la stella di David sventola sul canale di Suez. Le nostre avanguardie si sono saldamente attestate sulla riva. Agli uomini che hanno edificato, sofferto e lottato per la libertà di Israele, va tutta la nostra gratitudine. Israele è una realtà insopprimibile. Il popolo si reca a ringraziare il Dio davanti al muro del pianto. Evviva! L'hanno chiamata la guerra dei 5 giorni. Ma le guerre, che durino 5 giorni o 5 anni, che siano vinte o perse, hanno mai risolto da soli i conflitti di idee e di passioni da cui sono nate? Al contrario, la guerra lascia negli animi un solco di rancore e di odio e vi getta i semi maledetti della guerra futura. La sabbia del deserto rimarrà sterile finché la pianta dell'odio vi crescerà. Possano i figli dell'Islam e i figli di Israele sradicarla per sempre e seminare il grano e l'ulivo. Hanno un nemico in comune. Che cosa aspettano a combatterlo insieme?